Ciao ragazze, allora nuovo video tutorial. Allora, questo video tutorial è stato realizzato con il modulo creativo che ho acquistato da Nikki.it My Fairy Lady. Ho realizzato appunto un paio di orecchini, cioè intanto uno, l'altro lo realizziamo insieme. Vediamo se si vede, metti a fuoco, vediamo se riesco anche a farvelo vedere. Vedete, è molto rigido, piatto, c'è ancora il filo che non ho tagliato, c'è questa goccia bellissima. E niente, vi dico subito il materiale necessario per poterlo realizzare. Penso che se andate su nippi.it trovate ancora il modulo creativo, non lo so. Penso di sì comunque. Allora, il materiale necessario per poter realizzare questo modulo è il seguente: Rokai 150 della Toho, Rokai 110 della Toho, una goccia, in questo caso è una goccia in agata. Poi abbiamo le Paisley, le perle da 3 mm, mezzi cristalli da 4 mm e Super Duo. Poi abbiamo anche il perno. Se comprate il modulo creativo trovate anche il perno all'interno e la coppetta per appunto la goccia. Allora, facciamo subito il primo passaggio. Allora, il primo passaggio da fare è quello di inserire sul lago una mezzo cristallo da 4 mm, una Rokai 110, una Paisley, una Super Duo, un'altra Paisley e una Rokai 110. Chiudiamo a cerchio, facciamo un paio di nodi e fuoriusciamo dal mezzo cristallo. Ecco qua che sto fuoriuscendo dal mezzo cristallo. Inserisco sul mio ago una Rokai 110, una Paisley, vi faccio vedere come. Una Rokai 110, una Paisley, una Super Duo, una Paisley e una 110. Porto giù alla fine del filo e rientro nuovamente all'interno del mezzo cristallo. Così. Vedete? Ripasso un'altra volta per rinforzare e fuoriesco dalla Rokai 110. Ecco qua come ci ritroveremo, sto fuoriuscendo dalla Rokai 110. Inserisco una Super Duo ed entro nella Rokai 110 successiva e tiro. A questo punto inserisco 3 Rokai 150 ed entro nel foro superiore della Paisley e tiro bene. A questo punto inserisco 2 Super Duo ed entro nel foro alto della Super Duo successiva. Altre 2 Super Duo ed entro nel foro alto della Paisley successiva. Rokai 15, 1, 2 e 3 e dentro nella 110 sotto. E tiro una Super Duo e dentro nella Rokai successiva. E adesso vi faccio gli stessi passaggi che ho fatto prima. Quindi inserisco 3 Rokai 15 e dentro nel foro alto 2 Super Duo, 2 Super Duo, 3 Rokai 15. Ecco qua come ci ritroviamo. Prendo una 150, quindi sto uscendo dal foro alto della Super Duo. Prendo una 150 e dentro nella 150 che mi trovo subito di fronte. Oppla. Vediamo se riesco a schiarire ancora un po'. Ecco qua, oh. Là. A questo punto prendo una 11, un mezzo cristallo, una 11, un mezzo cristallo e una
e una 11 ed entro nel foro alto della Super 2 e tiro il mio filo. Inserisco una Super 2 e passo nel foro alto delle due Super 2 successive. Un'altra Super 2 e passo nel foro alto della Super 2 successiva. A questo punto nuovamente una 11, un mezzo cristallo, una 11, un mezzo cristallo e una 11 e passo nella 15-0. Prendo una 15-0 e passo nel foro alto della Super 2. Un'altra 15-0 e passo nel foro alto della Super 2. E adesso ricomincio, quindi inserisco una 11 mezzo cristallo, 11 mezzo cristallo, 11 ed entro nel foro alto della Super 2. Super 2, entro nelle due Super 2 successive, Super 2, di nuovo la sequenza con i mezzi cristalli e la 15-0 prima della Super 2. Portiamoci ad uscire dalla 15-0 che si trova subito dopo la Super 2. Ecco qua come ci ritroveremo, fuoriusciamo dalla Rokai che si trova subito dopo il mezzo cristallo. Avevo detto di uscire da qua, ma in realtà dobbiamo uscire da questa Rokai 11-0. Prendiamo 3 Rokai 11-0 e passiamo nel foro alto della Super 2. Tra le due Super 2 inseriamo un'altra Super 2. Tre Rokai 11-0 e passiamo nella Rokai mezzo cristallo Rokai e mezzo cristallo. Fuoriusciamo da questo mezzo cristallo, prendiamo due perline da 3 mm 1 e 2 e passiamo nel mezzo cristallo che ci troviamo subito di fronte e tiriamo bene. A questo punto nuovamente fuoriusciamo dalla Rokai e facciamo la punta anche di qua, quindi inseriamo 3 11 ed entriamo nel foro alto della Super 2. Una Super 2 ed entriamo nella Super 2 successiva, 3 Rokai 11-0 e passiamo nella Rokai 11-0 nel mezzo cristallo, nella Rokai e nell'altro mezzo cristallo e quindi nuovamente due perle da 3 mm e poi fuoriusciamo da questa perlina. Ecco qua che ho inserito le due perle da 2 mm, sto fuoriuscendo dalla Rokai 11-0. Prendo 5 Rokai 15-0 ed entro nelle 3 Rokai che mi trovo subito di fronte, subito davanti. Ecco qua. 5 sono? Sì, 5. A questo punto prendiamo 2 Rokai 11-0. Ed entriamo nella Super 2. Altre due Rokai 11-0 ed entriamo nelle tre Rokai 11. Quindi anche qui inseriremo le 5 Rokai 15. Poi passiamo in tutte queste perline e fuoriusciamo da qua, 5 Rokai 15, 2 11, 2 11 e 5 15. Ecco qua come ci ritroveremo. In pratica adesso non ci manca altro che, scusate,
Il modulo praticamente è finito, manca soltanto il cappietto per la monachella e la goccia sotto. Io metto prima il cappietto perché poi faccio il nodo, quando passo poi faccio il nodo e poi metto la goccia perché non si sa mai, la cliente potrebbe non volere la goccia, quindi in quel caso la taglio e via, io il nodo l'ho già fatto prima, per cui non c'è nessunissimo problema. Adesso io aggiungo due rocaie 11-0. Due rocaie 11-0 e inserisco all'interno dell'anellino del perno, metto altre due rocaie 11-0 e entro nelle rocaie successive. Io fisso in questo modo il mio perno. A questo punto passo dall'altra parte e vi faccio vedere come inserisco la goccia. Ecco qua, sono arrivata dall'altra parte del modulo, prendo due rocaie 11-0 e le porto alla fine del filo. Adesso inseriremo la nostra goccina. Allora, inserisco la coppetta, dai, metti a fuoco, inserisco la mia coppetta, la porto giù anche questa alla fine del filo, poi prendo la goccia e la porto giù per bene. Prendo 3 rocaie 15 e rientro all'interno della goccia, anche della coppetta dovete rientrare e tirate bene il filo. Prendo le due rocaie 11-0 finali ed entro nella parte opposta del modulo. E il nostro modulino praticamente è finito. Ecco qua che i nostri orecchini My Fairy Lady sono pronti. Spero vi sia piaciuto il tutorial, che sia stato soprattutto comprensibile. In ogni caso potete contattarmi. Vi mando un bacio grandissimo. Ciao ragazze.